Ciao bambini, mi avete riconosciuta? Sì, sono Ladybug. Oh, ciao bambini, come stai andando a scuola? Vi state divertendo? Noi sì, a noi va molto molto bene. Studiamo e giochiamo anche. Adoriamo andare a scuola. Quindi, oggi vogliamo fare una lezione d'arte. Diciamo dai, un'arte, disegno. Racconta un po' cosa facciamo. Costruiamo con colori diversi un orsacchiotto, bambini. Sì, un orso per me. Sì, volevo regalartelo alla fine. Davvero? Sì, doveva diventare il tuo orso. Oh, che carino! Prima lo costruiamo e poi vediamo se ti piace diventa tuo. Se no te lo rifarò. Va bene. Andiamo a prendere i pezzi. Bambini, noi abbiamo rosso, verde, arancione, rosa, viola, blu, giallo e un pochino di bianco. Ora bambini, siamo a postissimo con i colori, abbiamo tutti i colori. Sì, tutti quanti, guardate quanti. Tanti tanti colori per creare un orsacchiotto. Adesso Chat Noir. Va bene dai. Adesso lui inizia a creare l'orsacchiotto. E noi bambini guardiamo. Sì, prima spostiamo tutti i colori per fare spazio. Poi anch'io mi siedo qua vicino a te. Poi iniziamo. Prima facciamo le zampine. E quindi le zampine devono essere tonde. Ecco, una zampina perfetta. Una. L'altra bisogna fare uguale, identica. Se no sembrerà più grande. E l'orsacchiotto non può avere le zampine più grandi. Una di sì e una no. Ecco, vediamo se sono uguali. Due, due, due. Due qui, due qui, due lì. Perfette. Poi prendiamo l'azzurro, viola non ci serve più, giusto bambini? Facciamo un orsacchiotto bello bello. E lo facciamo sedersi, quindi facciamo due di qua, due di qua. Dobbiamo fare così e l'altra riga è uguale, identica. Vi piacerà bambini, è un orsacchiotto divertentissimo, lo farò super colorato per Ladybug, così, e lì mettiamo le zampe, quindi bisogna fare un'altra linea sopra, la mancano altre 4, oh guarda te, perfette 4, ecco, ora possiamo mettere le zampe, una zampa e l'altra zampa. Ok, abbiamo fatto le zampe troppo alte, vuol dire che dobbiamo mettere ancora di blu. Sarà un orso più grande di Ladybug, bambini! Così, oh, bello orsacchiotto! Ora qua abbiamo un po' di spazio e mi è rimasto un po' di blu. Quindi proviamo ad attaccare questo blu allo spazio che mancava, così le zampe di orsacchiotto stanno più ferme. Oh, Chat Noir, sei così bravo, mi sto impegnando per te. Che carino, l'orsacchiotto è pronto, almeno la parte giù, le zampe sono a posto. Adesso dobbiamo fare il pancino, bambini. Pancino lo faremo arancione, però deve diventare tutto uniforme, non puoi prendere e mettere il pancino così a caso, devi crearlo da solo. Tre pezzettini, altri tre pezzettini. Erano tre e io ne ho messi quattro. Bambini, perché non mi dite nulla? Così. Ora mettiamo un altro strato sopra.
per essere tranquilli che la pancina è tutta bella bella. Eccola, le zampe e la pancina. Ta-dum! Ora dobbiamo fare due zampine anche su per l'orsacchiotto. Oh, l'orsacchiotto, non cadere. Prendiamo un po' di viola, un pezzettino qua per creare la zampa. Ecco, e le mettiamo qui. Una zampina. Opla. Ne manca un altro pezzettino di qua. Ora l'orsacchiotto ha le zampine anche su. Adesso le facciamo al collo. Collo le facciamo verde, bambini. Visto che abbiamo fatto 2-2 all'inizio, faremo 2-2 anche ora. Opla! Ma è carinissimo questo orsacchiotto. Ora le mettiamo la testa che ho preparato prima. Una testa tonda rossa. Bambini, vi piacciono i colori che ha scelto Chat Noir? Sono dei colori molto forti, ma questo orsacchiotto mi fa così tanto piacere. Oh, mi piace tanto tanto. Chat Noir, continua. Oh, che mi siedo qui di qua e guardo. La testa, l'orsacchiotto. Oh, l'orsacchiotto? Perché non stai fermo? Così. Perché la sua testa pesa più di tutto il corpo del nostro orsacchiotto. Adesso gli dobbiamo mettere due occhialoni bianchi. Uno di qua e uno di qua. E abbiamo fatto un orso stranissimo, bambini. Ma è un orso carino. Chat Noir non è così bravo a fare le cose, però ha fatto qualcosa di carino. Ora li facciamo anche sorriso. Tre. Così. Oh. E il nasino. Sembra quasi l'orsacchiotto. Bello, 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 bello. Guardate che carino. Allora, per fare l'orsacchiotto, bambini, abbiamo usato viola, blu, giallo, verde e rosso. Le orecchie, bambini, ve le inventate voi di che colore volessero che ci siano, fosse che fosse ci siano. Mi sono intrappolata con le parole. Comunque, Chat Noir è un orso gigante ed è bellissimo. Oh, ora lo tengo sulla spalla per scappesa. Oh, mi fa piacere che lo vuoi. Sì, me lo porto a casa. Bambini, a voi invece è piaciuto l'orso che ho creato? Mettete mi piace e iscrivetevi al canale se sì. E guardate i video qua negli angoli. Ciao bambini!